Hey coach, ben ritrovati dal vostro Under Nicolas Turno Studio, Inazuma Eleven 3, lampo folgorante. Come dissi nello scorso episodio, oggi, ok, si andrà a fare la partita, ma prima c'è una piccolissima cosa da fare, ovvero farvi vedere tutte quante le squadre battute del percorso della Raimon. E abbiamo trovato Velo di Fuoco in quello argento e Risparmio in quello oro, mentre in quella superiore, nella fila superiore, Campo Micidiale e Colpo Critico, insomma... Nulla di che, però insomma era tanto per farvelo vedere, l'ho completate e insomma i giocatori si sono rinforzati non poco ed è un bene. Come prossimo obiettivo avrei di completare quelle della Raimon sotterranea, no? Nei sotterranei c'è il robot. A dire il vero però mi manca da prendere la Diamond Dust, che non ho idea di come si prenda. Non so se devo usare un'altra volta il biglietto ghiaccio e fuoco, perché ho sbloccato solo la prominence, quindi boh. Quindi proprio vuoto totale. Ad ogni modo, sono le piene delle forze, andiamo ad affrontare finalmente la squadra brasiliana e cerchiamo anche di mettere una fine ai piani di Zula Rice. Dunque devo parlare con Cammy, se non sbaglio. Sei pronto per giocare? Oh yeah, sono pronto, Cammy. Facciamola finita questa farsa di Zula Rice. Tieniti pronto, Mac, il nostro obiettivo è arrivare in finale. Forza, ragazzi, fateci vedere di cosa siete capaci. Dunque, non mi sembra, però, nel gioco non mi sembra ci fosse, ma nell'anime Mac era controllato da Zula Rice con un dispositivo per il lavaggio del cervello e non giocava secondo le sue inclinazioni, ma secondo quelle del programma per il lavaggio del cervello. Ok, siamo pronti, Axel lì al centro, ottimo. Lo schema mi sembra che l'ho cambiato dall'ultima volta, non mi ricordo quando l'ho cambiato, se prima della partita o dopo. Ad ogni modo, qua possiamo fare quello che ci pare. Possiamo iniziare la partita senza che gli altri ci rompano le scatole. Io dico meno male, perché, cavolo, non si poteva giocare sempre con gli altri che ti rubano palla al minimo movimento. Wow, ottimo. Cosa è ottimo, Mark? Che ci rubano palla? Pensa a non farti fare gol intanto. Oh, super elastico! Oh, bella questa, me la ricordo. Sì. Cosa? Troppo veloce. Ma non è vero. Jack, tu vai al centro, vai. Ho capito la loro tattica. Si portano Macro Bingo in avanti, la passano e lui tira con Strike Samba. Ma perché tira lui? Perché non tira Macro Bingo? Ma perché? Io vado sempre con Mano di Luce quando non hanno più punti tecnica, perché ho paura che mi facciano un tiro potente, anche... non potente nel senso di tecnica speciale, ma perché magari Mark si fa passare la palla sotto le gambe e quindi fanno gol. Proprio semplice la fanno loro, non è che ci si impegnano tanto. Certo, però ti blocca la palla uno, niente, arriva un altro e ti riferma. E dai. Ah, ecco, no, volevo dire, dove stai? Aurora, ottimo. Molto, molto semplice. Però blocca, no. No. Ah. Niente, così la para. Parata capoeira. Non male, gente, non male. Per forza non male. Questo coso te l'ha bloccata, sto microbo. No, non voglio usare... Grande! Fermate questo, fermate. Vai! Con Austin e Xavier, fiammata tripla, livello 3! Questo è gol. Sì, parata capoeira, ma dove ti presenti? Sì, guardalo, è arrivato. Blocca la palla col piede. Ma mica sei il portiere famosissimo che la bloccava col piede. Anzi, mo vi dico pure chi è. René Guita.
Sparò una palla così, però, e fu delirio. Non mi ricordavo il nome, però mi ricordavo che aveva i capelli lunghi, ricci. Bastava scrivere parata, portiere, scorpione, quindi, insomma. Cos'è? Che succede? Ma Crow Bingo deve avere dei problemi, sembra davvero a pezzi. C'è qualcosa di strano nel modo in cui gioca. È pur sempre eccezionale, ma è come se non fosse lo stesso giocatore. Sta giocando sporco. Mac, vuoi davvero giocare così? L'Inazuma Japan è davvero una bella squadra e questa sarà una grande partita. Voglio poterli guardare negli occhi. Minion! Cosa credi di fare, Robingo? Hai bisogno di un solo gol per vincere. Se non fai come ti abbiamo ordinato, beh, non garantisco per l'incolumità delle persone che ti stanno a cuore. Si è arrabbiato. Chi non si arrabbierebbe? No, dai, furia dei venti che mi blocca... Blocco acrobatico? Non ho prestato attenzione agli attributi, ma dovevo vincere io? Credo. Un gol ce lo fanno sicuro, quindi devo per forza farne un altro. Devo a tutti i costi farne un altro. Austin, sei via, pronti? Fiammata tripla! Nessuno ci ostacolerà nell'ascesa verso la leggenda. Nessuno ci può ostacolare! Ma chi amo questo? Levati! Gol! Gol! Continuiamo a fare pressing! Nessuno mi può ostacolare. Ribeiro. Oh, Ribeiro. C'era un giocatore di nome Ribeiro. Ed era un grande giocatore. Attacco volante. Ma perché attacco volante? Non è un attacco. Vuoto magico era più bello. O come in giapponese, vuoto demoniaco. Poi non aveva neanche molto senso come parola. Arca miseria. Anche vado in furore. No, no, no. Che vado in furore? No, no, no. Tiro al volo. Addirittura. Addirittura testa ardente. Vabbè dai, è finita così il primo tempo. Yuppie! Non è ancora finita. Ci credo. La squadra brasiliana è veramente forte. Soprattutto Macro Bingo. Sembra che abbia una forza sovrumana. Bah, guardate Zula Rice che se ne sta lì con quell'aria arrogante e spocchiosa. Ciao. Impegnatevi quanto volete, ma non riuscirete mai a fermarmi. Nessuno è in grado di farlo. Si sbaglia. Chi è? È Vanguard. Primo ministro Vanguard, Detective Smith. Wow, è voto anche presidente degli Stati Uniti. Ci sono tutte le massime autorità mondiali. Cooper, quello è presidente degli Stati Uniti? Beh, era il 2010, sì, ancora non c'era Obama. Mi ascolti, Rice, mi ascolti bene. Il mondo intero lo osserva e non le consentirà di farla franca. Mark, la prova che hai portato in crimine a Rice di un reato davvero imperdonabile. Di cosa lo incrimina? Rice, siamo a conoscenza degli esperimenti che ha condotto usando Macro Bingo come cave da laboratorio. Allora l'ho fatto! E perché nessuno me l'ha detto prima, allora? Perché giocando non sembrava. Quindi io dico, ok... È una partita tranquilla, ma Crow Bingo non è una cavia. Invece no! Lo è! Maledetto Zula Rice. Stava cercando di trasformarlo in una specie di macchina del calcio. Un giocatore con dei poteri sovrumani. Ma guardi cosa ha fatto a questo ragazzo. L'ha fisicamente distrutto. È vero quello che dice Mac? Quando sono cominciati gli esperimenti, quando ti sei intrufolato nella vita di Zula Rice? Mi dispiace. La mia famiglia è tenuta in ostaggio. Non ho avuto scelta. Ho dovuto acconsentire a questi esperimenti. Ragazzi, voi avete fatto davvero tanto per aiutare la mia squadra e vi ho ripagato in modo orribile. Mi dispiace tanto. Rice, come hai potuto trattare così Mark?
Cosa le passa per la testa? Macrobing è già un grande campione, non ha bisogno di alcun miglioramento. No, no? Io l'ho reso ancora più forte, di cosa vi lamentate? Robingo dovrebbe essermi riconoscente. Ma davvero? Beh, si guarda intorno, Rice. Ascolti i tifosi e faccia attenzione a quello che dicono. Cosa? Cosa? Tiene l'ostaggio di famiglia dei ragazzi brasiliani, incredibile! Sembra che Macrobingo sia freddo, sarà colpa degli esperimenti di cui è stato vittima. Vattene via, Rice! Vogliamo entrare in Robingo di una volta! Finiamola con questa farsa, ne abbiamo abbastanza, vogliamo la partita leale! Buh, fuori! Eh sì, fuori. Li senti, Rice? Queste sono le voci di chi ama il gioco del calcio. Su Diabolico il piano di sfruttare questo torneo per creare conflitti e ostilità tra le diverse nazioni è destinato a fallire. E vuole sapere perché? Perché l'amore della gente verso il calcio trascende ogni limite e confine. Unisce i popoli, non li divide. In questo stesso momento le forze di polizia stanno arrestando diversi membri della sua organizzazione. Per lei è finita. Boo, abbasso sulla Rice, fuori! Molto bene. L'accetta così. Sulla Rice, la dichiara in arresto. Ha il diritto di non parlare. Tutto ciò che dirà... ha il diritto di restare in silenzio. Tutto ciò che dirà potrà essere usato contro di lei in tribunale. Processo che non dovrebbe esserci perché è chiaro quello che ha fatto, ma... Stolto, come osa ostacolarmi? Se pentirà di tutto questo, se ne pentirà amaramente! E sulla Rice non lo vedemmo mai più. Le vostre famiglie sono al sicuro. I criminali che la tenevano in ostaggio sono stati tutti consegnati alla giustizia. Davvero? Quindi possiamo finalmente giocare una partita onesta e leale? Possiamo giocare proprio come vogliamo? Ora non c'è più motivo di preoccuparsi, Mac. Scendiamo in campo e diamo il massimo. In campo, non in campio. Grazie a tutti ragazzi, non dimenticheremo mai ciò che avete fatto. Forza! Mostriamo a tutti la nostra vera forza! Il regno dominerà il campionato mondiale! Ehi! Prova a fermare questa tecnica speciale! Non ci riesco. Però ci provo. Ehi, vediamo se riesce a fermare questa tecnica speciale. Sì, me l'hai detto poco fa. Da guardare, amico! Colpo di... Samba! Strike Samba, molto bella. E così Macrobingo ha deciso di farci vedere cosa sa fare. Le cose si fanno interessanti. Wow, hai fuoco dentro! Beh, qualsiasi cosa sappia fare, noi possiamo fare di meglio. Forza! Questo è sicuro, Mark. Questo è assolutamente vero. Jude è tua! Pinguino Imperatore numero 3! Ottimo, ottimo! Non ce la fai! Non ce la fai! Te l'ho già detto una volta! Forza, continuiamo così! Ho segnato e non poteva essere altrimenti. Esatto, non poteva essere altrimenti. 3-1, un gol perché ce lo fanno per forza loro. Non perché noi... Non perché possiamo evitarlo, quindi ce lo fanno loro. Bella, bella giocata, bella giocata. No, volevo fare... Mannaggia. Vabbè, pensavo di aver premuto al centro, invece non ha premuto. Dunque, vado in fever, in furore. Sono appena reduce da UK Watch. E... No, non ce la faccio, niente. Vabbè, vado pure così, dai. Ok.
Austin. Se fermava Axel potevo fare flash fotonico, perché ancora ce l'ho un po' di punti con Axel. No, con Axel sì, invece dovrei riuscire ad effettuare flash fotonico. 88, no, non ce la facevo, no. Dopo aver fatto fiammata tripla, no, perché stava a 88 punti tecnica. Con fiammata tripla è arrivato davvero basso, è arrivato, quindi. Ah. Vabbè, ricarico il giocatore, tanto che ci sto. Anche non serve a niente, giusto per farli combattere fino alla fine. A questo punto, se riuscisse ad avanzare un... no, niente. Lasciamo perdere. Axel, tu avanza, non ti preoccupare. Non ti curare di noi, ma corri dritto verso la porta avversaria che ci penso io. Grazie, Ci ha messo un po' a capirlo, ma ce l'ha fatta. È tua, Axel. Un'altra? Vai. Un'altra ancora. Emmete. Che bello. Vai, tre gol con fiammata tripla. Continuiamo a fare pressing. Dai ragazzi, non è finita, 4-1, quando li recupera mai? Non possono recuperare. Vedi però, super elastico è una bella tecnica, mi piace. Se però riuscissi a bloccarli sarebbe meglio. Beh. Ah, ok. Bene. 4-1. Beccatevi questo. Sì. La prossima volta non perderemo. Se lo dici tu. Tanto dobbiamo scontrarci prima o poi. Sì, quando farò le sfide extra. Sì, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo vinto. Siamo in finale contro i piccoli giganti. Sei riuscito a vincere, Mark, sono così fiero di te e di tutti voi. Era tanto tempo che non mi sentivo così. Ho potuto giocare a calcio con la mente libera da paure e preoccupazioni. È stata una partita stupenda, grazie mille. Abbiamo giocato insieme, Mac, grazie a te. Sai, Mac, non bastano le capacità tecniche o la forza per farti diventare un grande giocatore. Ci vuole il coraggio di fare ciò che è giusto perché ti sta intorno. Anche se questo porta gli altri a odiarti o a criticarti. Hai ragione, Axel. Mac, sei veramente il re. Evviva! Urrà! Le sente, Rice? Queste sono le voci sincere di chi ha il calcio nel cuore. I suoi ridicoli piani per dominare il mondo non riusciranno mai a vagare questo fantastico sport. Se lo dice lei. Eh? Che cosa intende? Kling Klang. Kling Klang è Pokémon. Cos'è questo rumore? Oh no! No! Ma serio? Sono scioccato. Abbiamo vinto! E adesso ci aspetta la finale! Si tratta dell'ultimo ostacolo da superare per conquistare la vetta del mondo. Caspita, i numeri del mondo, mi sembra di vivere un sogno. In finale affronteremo il Kotal. E con l'arresto di Zula Rice potremo finalmente dedicarci solo al calcio. Mark, vorrei sapere qualcosa in più su Hector Helio. Mi ha dato l'impressione di conoscerti. Sì, parlavo con te come se ti conoscesse da tempo. E c'era persino qualcosa in lui che ti somigliava. Strano, non mi sembra di averlo mai visto prima.
Però? Eccovi qui. Che succede, allenatore Travis? Temo che Detective Smith sia rimasto gravemente ferito. Come? Cosa gli è successo? Un ammasso di Travis gli è caduto addosso. Adesso si trova in ospedale e sarà operato con la massima urgenza. Ma non è possibile! Chi può essere stato? Ora è stato arrestato! Tutto quello che sa è che dobbiamo andare subito in ospedale. Già. Stavo pensando, no, ma... Leggevo e mi domandavo, dunque, sono stati appena feriti, è stato ferito, no? E sentivano le voci dei tifosi. Ma sono rimasti a guardare la partita? No, perché se no non si spiega. Oh, chi è qui fuori? Ah, proprio voi cercavo. Ah, eccovi qui. Suppongo che siete venuti a trovare lo sfortunato Gregory Smith. Rice, e lei cosa ci fa qui? Pensavo fosse in carcere. In carcere? Ragazzo mio, non so di cosa tu stia parlando. Tu lo sai, Minion? Assolutamente no, signore. Zula Rice non è stata arrestata, di questo sono certo. È una persona di irreversibile integrità e non ha mai commesso alcun delitto. Che cosa? E voglio di scherzare! Mi rincresce sapere di questo incidente. Ammiro Gregory Smith per la sua dedizione assoluta alla verità e alla giustizia. Ma temo che abbia commesso un gravissimo errore nel volermi arrestare. Di certo era troppo impegnato a pentirsi delle sue accuse infondate per accorgersi che delle travi gli stavano cadendo addosso. Ci ha preso per stupidi? Pensa davvero che qualcuno crederà alla storia dell'incidente? Ne ho abbastanza! Sappiamo che c'era dietro tutta questa storia, Rice! Mi dispiace interrompermi, ma non dovete far visita a qualcuno? L'operazione di Smith sta per cominciare. A quanto pare noi non siamo benvenuti qui. Per cui è meglio andare via, ci rivedremo. Un momento, aspettate! Lasciali stare, Mark. In questo momento non possiamo fare niente. Andiamo a trovare Detective Smith piuttosto. Non permetterò che sull'arresto rovini il calcio, lo fermerò, potete contarci! Tranquillo, Mark. Ce la faremo. Dunque, Minion, credi proprio che abbiamo raccolto tutti i dati necessari per dare avvio al mio piano? Grazie agli esperimenti fatti con il team di E Brasile, sono finalmente in grado di creare dei giocatori davvero sovrumani. E questi poteri saranno a vostra disposizione, Zulan Team. Fatene buon uso. Grazie, signore, ne siamo onorati. Bene. La prima cosa voglio che vi occupate di questi piccoli mocciosi che mi hanno creato tanti problemi. Quando avrete finito con loro, passerete al prossimo obiettivo. Dave Arrows, allenatore del Cotterl. Sì, signore! Dunque? Ah, siete arrivati. Gregory Smith è stato appena portato in sala operatoria. E Seymour è ancora sotto i ferri. Sarà una lunga notte. Povero Detective Smith, non riesco a credere che si sarebbe arrivati a questo punto. Rice è più potente di quanto potessimo immaginare. Dark aveva ragione. Il suo mondo è più scuro della notte. Come possiamo sconfiggere Zula Rice e al tempo stesso difendere lo sport che tanto amiamo? Mi spiace interrompervi, ma c'è una persona che devo vedere. È lei! Siamo in finale! È tempo di scoprire chi saranno i campioni! Ma dovremo affrontare la squadra di mio nonno! Ce la faremo! Scoprilo nell'ultimo capitolo! Ivans contro Ivans! Conquistiamo la vetta del mondo! Beh, oddio, concludere un capitolo con Ivans contro Ivans... è brutto. Cioè, finisce il gioco in questa maniera, un titolo più appropriato, tipo... sulla vetta del mondo, per dire. Salviamo il gioco. Ma sinceramente... ricordavo vagamente qualcosa della partita, ma non mi ricordavo che anche nel gioco Macro Bingo fosse stato sotto l'influenza di Zula Rice, controllato col lavaggio del cervello per il giocatore sovrumano. Nell'anime mi ricordo perché appunto gli occhi gli diventavano bianchi, tipo quando hai la febbre a 40 e quindi inizi a delirare e ok. Però insomma, non mi sembrava che nel gioco fosse così. Livello squadra 45. Per affrontare i piccoli giganti ci vorrebbe, per stare tranquilli proprio liscia, un livello 50 in generale.
Ci proverò ad arrivare, ci proverò. Quindi, Cucci, per questo video è tutto, come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione, come sempre, link per Twitter e per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, domani con un nuovo video. Bye bye.